Paolo Zavarella, presidente dell'AMF, Associazione Italiana di Medicina Forestale, un'associazione nata nel 2018 che si occupa del riconoscimento in Italia della medicina forestale, una disciplina di approccio di promozione di salute che rientra nell'ambito delle medicine complementari che cerca di favorire in tutti i modi il riavvicinamento dell'uomo, delle persone, dei bambini, delle donne, delle persone che soffrono di qualche particolare patologia, il loro riavvicinamento con la natura. Perché è stato dimostrato che il rapporto con la natura ha un potenziale terapeutico, che è in grado di far ripartire quei meccanismi intrinseci di autoguarigione presenti nel nostro corpo. Le ricerche in questo senso sono state portate avanti già dagli anni 80 da alcuni ricercatori giapponesi, medici esperti di forest medicine, che hanno dimostrato proprio e misurato, quantificato sul corpo delle persone il potenziale terapeutico nel migliorare moltissimi parametri di salute, dal punto di vista cardiovascolare, per esempio la pressione arteriosa, oppure la ventilazione polmonare, ma anche cose più importanti come l'aumento, per esempio, delle cellule NK, che sono dei linfociti specifici che ci aiutano a risolvere problemi importanti rispetto a malattie infettive, per esempio, soprattutto virali, ne parliamo in tempi di pandemia. O anche malattie tumorali. Tutto questo è possibile semplicemente passando del tempo a contatto con gli alberi. Pensate che in Giappone il riconoscimento di questa forma di medicina ha trasformato quello che può sembrare un atto così emotivo, piacevole, ma certamente non scientifico, come abbracciare gli alberi, in un atto terapeutico. Oggi i medici prescrivono l'abbraccio degli alberi perché attraverso la vicinanza con il tronco dell'albero possiamo entrare in contatto con queste sostanze emesse continuamente dalle piante che portano benessere alla nostra salute e al nostro corpo. Diciamo che la medicina forestale e anche la neurobiologia vegetale, un'altra scienza che si è sviluppata in questi ultimi anni, hanno studiato il potenziale di emissione delle piante. Emissione vuol dire che le piante in continuazione emettono campi elettromagnetici, informazioni biochimiche, soprattutto sotto forma di molecole volatili, che sono conosciute come BVOC, molecole volatili di origine biogenica, che vengono emesse nell'aria da tutte le superfici della pianta. Per esempio, conosciamo bene i fiori, il profumo dei fiori, per esempio, ma anche dai frutti, dalle foglie, dai rami, dalle radici e dal tronco. Alcune di queste sostanze, che sono abbastanza conosciute ormai, con il nome di terpeni, hanno un peso molecolare molto leggero e quindi sono volatili e possono essere disperse nell'aria anche a decine di chilometri di distanza, come succede per esempio con il profumo dei fiori o dei frutti che devono attirare gli insetti impollinatori, per esempio, o gli animali che poi possono disseminare il seme. Ma altre sostanze invece hanno un peso molecolare molto più importante, sono emesse per esempio dalla corteccia o dal tronco o dalle radici degli alberi e non riescono quindi a fare un grande percorso nell'aria perché tendono chiaramente subito a cadere e a lavorare nel terreno. Sono comunque importanti per le piante perché facilitano i meccanismi immunitari di difesa delle piante attraverso delle informazioni che vengono mandate sulle radici. Però se noi uomini vogliamo entrare in contatto con queste sostanze, dobbiamo stare vicino al tronco degli alberi. Quindi alcune di queste sostanze, per esempio i sesquiterpeni, il nome è un po' strano, sono molecole abbastanza pesanti che riescono a viaggiare per un breve tratto nell'aria e sono emessi proprio dai tronchi e dai rami degli alberi. Quindi la vicinanza, anche abbastanza prolungata, non di 30 secondi, ma di qualche minuto vicino al tronco di un albero, può avere un'efficacia terapeutica. Questa è la cosa che ha dimostrato la medicina forestale in tantissime ricerche in questi ultimi anni e che ha portato a definire la vicinanza con gli alberi, la presenza dell'uomo vicino alla natura, fino anche all'abbraccio di un albero, non più soltanto un atto così giocoso e sicuramente piacevole, ma un po' fricchettone, ma anche un atto terapeutico. E questo noi cerchiamo di far conoscere e divulgare anche in Italia, attraverso il riconoscimento e la ricerca scientifica sull'azione terapeutica della forest therapy. Grazie all'incontro con Music of the Plants, sono diversi anni che noi abbiniamo alle nostre esperienze di forest therapy anche un momento emozionale di ascolto di questo canto emesso dalle piante. Lo strumento che
suonerà messo a disposizione, è uno strumento in grado di trasformare, diciamo, le particolari variazioni del campo elettromagnetico che una pianta continuamente produce in risposta agli stimoli ambientali, alle variazioni diciamo legate alla presenza del sole o del vento o dell'umidità o anche alla presenza stessa delle persone o degli animali, queste micro variazioni sempre presenti che noi non possiamo percepire e ci sembrano quindi le piante degli oggetti inerti fondamentalmente, perché non parlano e non si muovono come noi animali, ma questo strumento invece è in grado di far percepire la continua attività che potremmo definire addirittura neurologica. Infatti ricordatevi che c'è una scienza che studia queste informazioni che si chiama neurobiologia vegetale, come se avessero un sistema nervoso diverso dal nostro, ma un sistema nervoso che veicola consapevolezza, strategie, capacità di indagare sull'ambiente, anche di dare risposte e quindi elaborare atteggiamenti di difesa o di protezione o di semplice comunicazione fra di loro. Attraverso questo strumento, che è uno strumento che ha molti anni di ricerca, perché le prime sperimentazioni sono cominciate in Italia alla fine degli anni 70, fino a perfezionare il software ai livelli in cui ci troviamo oggi, ci permette di diventare, diciamo, in grado di percepire questo momento di informazione delle piante. Noi lo abbiniamo alle nostre immersioni forestali, ai nostri bagni di bosco. Questo permette alle persone di provare emotivamente la relazione tra l'essere umano e la pianta come tra due esseri viventi, non tra un essere intelligente e un soprammobile verde, ma tra un altro essere vivente che è in grado di interagire, sa ascoltare e sa anche modulare il proprio modello di comunicazione, per esempio cambiando la musica nel momento in cui avviene un'interazione con un animale o con una persona. E questi sono assolutamente dei momenti molto importanti che aiutano la crescita evolutiva delle persone anche nel rendersi conto che la natura è qualcosa presente in noi, non c'è una reale differenza tra gli esseri umani e gli esseri vegetali, siamo tutti figli della stessa vita e insieme possiamo trovare un'armonia e un'alleanza che ci permetterà probabilmente di evolvere e di migliorare anche la nostra salute. Esperto di forestera e di medicina forestale, sono anche medico e mi sono trovato spesso a combattere anche con il recupero funzionale di alcune patologie delle persone, in particolare anche patologie legate all'ansia, allo stress o all'insonnia, difficoltà di adattarsi alla vita un po' stressante che le nostre città ci impone. Ho preso l'abitudine, e ormai sono diversi mesi che abbiamo portato avanti questa esperienza, che non posso ancora definire una sperimentazione scientifica perché manca la numerosità statistica, consigliando alle persone, per esempio, che soffrono di insonnia, di ascoltare la musica di alcune piante che noi sappiamo dal punto di vista erboristico e fitoterapico essere piante in grado di portare rilassamento, di favorire il sonno, come per esempio la lavanda. Bene, in moltissime situazioni abbiamo avuto dei grandi miglioramenti e molti nostri pazienti sono riusciti a ridurre per esempio l'utilizzo dei farmaci, semplicemente ascoltando mezz'ora prima di andare a dormire 5-10 minuti di musica della lavanda. Ancora di più, ancora più efficace, questo effetto può essere integrato dall'utilizzo degli oli essenziali, per esempio, che riportano anche quelle informazioni di tipo biochimico. Così alla persona arriva sia l'informazione, potremmo dire, bioenergetica attraverso la musica della pianta e l'informazione biochimica attraverso gli oli essenziali. Non possiamo dire che questa è una nuova forma di medicina, ma possiamo dichiarare di aver già registrato una grande efficacia nella riduzione dell'impegno e del carico, diciamo, disfunzionale in molti casi. E stiamo avviando proprio adesso una sperimentazione con la nostra associazione.